tutti i segreti del mondo dello spettacolo. Questa sera, gente di Napoli, buonasera e benvenuti qui in diretta a PN sul canale 17 con Erika Sito. Salve a tutti. Buonasera. Tra l'altro, possiamo dire attrice, presentatrice, conduttrice, vai avanti tu? No, nel senso perché... No, fermiamoci qui. E Carlo Maria Todini, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Attore imitatore, insomma, sì. Che non è male, non è una cosa banale, tra l'altro, no, diciamo no. Subito ai nostri amici a casa, anche perché partiamo subito da questa fotografia, qui nel nostro video, eccolo qua. Sì. E tra l'altro con uno dei protagonisti di Zelig, se non sbaglio, vero? Sì. No, era una, insomma, una serata, ci siamo fatti la classica fotografia, però devo dire che fu una, insomma, una bella esperienza. Ci tengo a dire che non sono mai stato a Zelig, perché di solito, sai, no, tutti i cabarettisti esatto, perché... li presentano direttamente da Zelig, è capitato... Non è il tuo caso, quindi non lo diciamo subito, caso. Infatti sì, così... Sì, non è il mio caso, non è il mio eliminiamo caso. A monte eliminiamo proprio il problema. Zelig, Colorado ho fatto qualcosa, Colorado Lab, ma Zelig no. Esatto, perché tra l'altro, infatti, sì. Possiamo anche raccontare subito questa cosa, sì. Divertente. Io ho trovato una tua frase sulla tua, sì. Homepage, perché sul tuo sito, sì. Per gli attori sono un cabarettista, per i cabarettisti sono un imitatore, per gli imitatori sono un cantante. Allora io ti chiedo, ma tu chi sei? Infatti il mio spettacolo, cioè... No, la domanda è pertinente, infatti il mio spettacolo si intitola Ma io chi sono? Sottotitolo A noi che ce ne fotte, è mia questa da 20, 15 anni fa feci questo spettacolo e oggi ho visto anche che questa, l'ultima parola è stata presa e mi fa molto piacere da, anche da altri colleghi in delle trasmissioni e questo mi fa piacere. No, in effetti perché è successo questo? Perché di solito quando ci trovavamo in giro a fare le tournée, allora il cantante, le persone quando finivano gli spettacoli, vuoi che ti facevano i complimenti per la canzone, vuoi, certo. Che te la facevano per il monologo, per l'imitazione, allora magari i cantanti dicevano, no, Carlo è bravo, però non è, però è più imitatore che cantante, ok, l'imitatore, ma Carlo è bravo proprio, però è più cantante che imitatore, l'attore, no? È, certo. Carlo è bravo, però è più cabarettista, allora alla fine io... Avevi comunque, esatto, un po' più, esatto. Diciamo che trovo sempre, insomma, la via, uno spettacolo, male che vada, mi dicono... Però era bravo a fare quello, insomma, meno male. Erika invece? Cioè, nel senso, anche te hai una vena, chiaramente, no, insomma, di spettacolo, però... Diciamo che mi dicono sempre di fare un po' di cabaret perché io sono autoironica come persona. Allora ti mettiamo subito alla prova, eh. Guarda che abbiamo Carlo che così ti può dire proprio in diretta. Ho paura. No, dai. No, però solitamente vado sul teatro. L'anno scorso in teatro con Grease mi sono divertita tantissimo. Facevo un ruolo particolare, nel senso il ruolo di Patti, che però tramutò in un ruolo un po' da perfettina, ninfomane. Addirittura? Sì, cioè, sì. C'era allora proprio, insomma... è un po' scemotta, quindi di tutto di più. Patti sarebbe quella che nel film ha i capelli color rosa, che no... No, biondina, no. Perfettina. Informatissimo Carlo, infatti, lo diciamo, quindi... Diciamo era quella che corteggiava... praticamente Danny, però, sì, sì. Però c'è una preparazione però in quel caso, perché adesso poi approfondiremo anche questo aspetto, nel senso per fare la scemotta, ma o... no, vabbè, nel senso proprio per entrare nel personaggio, penso di sì, beh, abbastanza comunque... Provavamo tutte le sere fino alle 3, le 4, le 5 del mattino, iniziavamo, yeah. Alle 8, per cui è stata dura, è stata lunga, però alla fine è stato un successo perché in teatro c'erano 500 posti sempre pieni. Quindi... E questo è un bel dato, soprattutto, sì. Insomma, anche perché gente di Napoli lo stiamo raccontando da un po' di settimane, effettivamente promuoviamo anche gli spettacoli, il teatro, il cinema, certo. Andiamo al cinema, questa è una cosa fondamentale anche da dire comunque a chi ci segue a casa. Sì. Carlo, insomma, stasera mi butto. Stasera, giusto? Sì, no, stasera no, però. No, stasera mi butto, nel senso mi buttai già anni fa, esatto. Insomma, ormai sono passati... credo più di 22 anni da quella, eh sì. Da quella trasmissione, che fu una trasmissione, guarda di, qua, di successo, vediamo... Questa è la terza edizione con Toto Cutugno, e poi, sì. C'è anche Panariello, Panariello. Perché... io con lui feci, esatto. Sì. Noi eravamo, devo dire, i finalisti di quella trasmissione, perché poi ognuno di noi vinse delle puntate, io vinsi due puntate, all'epoca ero accompagnato alla chitarra da mio fratello, sì. Che anche lui poi ha continuato la carriera artistica, e fu una trasmissione che lanciò tanti talenti, perché i finalisti di quella trasmissione erano Giorgio Panariello, erano Max Giusti, erano Savi e Montieri, che oggi imitano, chiaro. I calciatori,
c'era Giuliani, mi sembra Davide Giuliani, ci stavo, vabbè, a parte io, insomma, e altri. Devo dire che fu una Danilo Vizzini, cioè, fu veramente, erano 8-9 di loro che arrivarono in finale, insomma, che erano bravi. E poi ognuno, chi più e chi meno, naturalmente, quelli che hanno avuto, diciamo, più successo, credo anche meritatamente, insomma, sono Panariello e Giusti. Assolutamente, infatti, esatto. Tra l'altro veramente una trasmissione cult, metà degli anni 90, conduceva Pippo Franco, poi dopo c'è stato l'avvicinamento con Toto Cutugno, però sono effettivamente storia della televisione, regia per Francesco Pringitore, Pringitore ricordo male, però insomma, effettivamente Pringitore era il mio, era, diciamo, era il mio terrore, no? Perché mi metteva ansia. Quando lo vedevo mi metteva ansia. Io poi con lui ho avuto anche la fortuna di collaborare per un piccolo periodo di tempo al Bagaglino. Fu Oreste Leonello a volermi in quella edizione del Bagaglino. Poi andai anche in tournée con lui e devo dire che con Pingitore c'è stato sempre un rapporto di ansioso, insomma, mi metteva in difficoltà, insomma. La vivevi bene, però, insomma. No, la vivevo bene, è stata una bellissima esperienza che poi mi ha dato anche, diciamo, molte volte quando uno dice una persona è stata lanciata da una trasmissione, non è che diciamo che quella trasmissione poi ti dà anche l'input, chiaro, per cominciare a intraprendere anche altri percorsi artistici, a provare anche a fare altre cose. In effetti ho cominciato con le imitazioni, poi il canto, un po' di recitazione, un po', esatto, di cose, e quindi cerchi sempre di spaziare e di migliorarti un pochettino. Hai, tra l'altro, studiato pianoforte, proprio come Erika, perché insomma, sì, infatti lo possiamo raccontare. Lei, 9 anni... Una piccola curiosità, prima di andare in diretta, effettivamente una cosa che vi accomuna, perché tu, se non sbaglio, hai studiato 9 anni. Sì, 9 anni di pianoforte, quindi... mi sono dilettata. Avrei voluto diplomarmi, però già allora... all'età di 15 anni iniziai a lavorare, quindi liceo, lavoro, danza, pianoforte, rinunciai a qualcosa e iniziai comunque parallelamente a studiare e a lavorare. Chiaro. Iniziai con i concorsi, con le sfilate di moda e tanto altro fino... Qui dove sei? Allora, qui... Perché abbiamo anche per te delle sorprese nel corso della nostra puntata. Ho paura delle sorprese, ho paura, temo. Perché... No, siamo buoni. Generalmente sì, però... Cioè, mica avete preso anche quelle scene di quel film? No. Non ho fatto nessun film. No. Anche se qualche servizio fotografico, un po' osé, mi è capitato di fare. Questo è un concorso, la finale campana del The Look of the Year, un concorso internazionale. È stata un'emozione, un piacere partecipare a questo evento. Ero più emozionata io che le ragazze comunque bellissime, preparatissime, assurda come cosa. Un altro po' dovevo concorrere con loro. La selezione è stata veramente difficile, però è stato un concorso che mi ha dato tanto e che mi ha portato tanto. Io poi come conduttrice sto imparando tanto, continuo a dire questo tanto, anche dietro le quinte della RAI, chiaro, perché io lavoro in RAI come tecnico, sembra strano. Però si apprende di più, eh? Sì, si apprende di più. Io sono entrata apposta. Perché, fare l'apprendistato, praticamente. Sì, praticamente è un apprendistato retribuito dove tu puoi imparare tanto dai personaggi. Così. Max Giusti, Licia Colò, da poco è finita la trasmissione, che è andata benissimo alle falde del Kilimangiaro. Tra l'altro sì, a Napoli, infatti. A Napoli, sì, sì. Uno dei più importanti, lo diciamo, infatti. Anche, infatti, trasmissioni importantissime che comunque mi stanno insegnando tanto. Infatti chiedo scusa anche alla Colò, che ogni tanto sbagliavo a scrivere sul Gobbo, a causa mia sbagliava anche lei, però diciamo che lei è bravissima, bellissima e tutti gli attributi del mondo posso dare a quella donna. Bella esperienza, però penso. Bellissima esperienza che mi sta facendo crescere, quindi non solo avanti alle quinte, ma dietro, in questo modo io posso crescere di più, crescere soprattutto essendo pagata, perché molte volte una persona deve pagare per fare queste cose, invece io fortunatamente sono riuscita a trovare un modo per imparare essendo pagata. Erika, allora, abbiamo citato prima Napoli, perché effettivamente c'è una curiosità, una bella storia che possiamo raccontare anche di Carlo, perché...
possiamo dire, tu vivi ad Avellino. Io no? sono, infatti, allora, io ci tengo a dire che io sono esatto. oriundo napoletano avellinese. Cioè, ci tengo. È un bel mix, è posso un bel dire, mix. Infatti, devo, perché... dire, devo dire che ormai sono tanti anni che vivo ad Avellino e con me la popolazione, la gente sarà sempre molto affettuosa. Ormai posso dire di essere integrato. Mi sento uguale sia napoletano che avellinese. Certo. La famiglia di papà è napoletana, la famiglia di mamma è avellinese. Io ho due bambini, uno l'ho fatto nascere a Napoli e una l'ho fatta nascere ad Avellino. Per condicio, visto moglie, che siamo in tempo di elezioni, va bene. Io sono di Napoli, ho tanti amici qua e devo dire che anche artisticamente Avellino mi ha sempre accolto a braccia aperte. Anche perché c'è un po' di rivalità comunque tra Napoli e Avellino, insomma, anche a livello calcistico qualcosa. Tu però sei tifoso del... possiamo dirlo? Guarda, no, ma non è che possiamo dirlo, tu basta che vai sul mio... Non ho capito perché tentenna. No, perché insomma... No, lui mi ha fatto una bella domanda, ma basta che vai sul mio sito e si vede io per chi tifo. A parte che le persone che mi conoscono, tutti i miei amici di Avellino sanno la mia passione. La mia passione è una passione azzurra. Io sono tifoso del Napoli, solo del Napoli, cioè se, non mi interessano nessun'altra squadra. È normale che ho piacere se l'Avellino, che è la squadra della mia città, dovesse essere, cioè della città in cui vivo, dovesse essere promossa, ma non è che se l'Avellino non va in Serie A o non vince o non dormo. Per io il Napoli non sì, però. Se il Napoli, ma cioè, sono sincero, però ho rispetto massimo per tutti gli amici e tifosi. Quindi Diego Armando Maradona te lo ricordi? Io me lo ricordo. Io, insomma, tu pensa che io, gesta, io imitavo quando ero piccolo, il primo calciatore che imitavo era Bruscolotti. Bruscolotti faceva più o meno. Beh, anche il Napoli di Vinicius è una grande squadra. Il pallone arriva, schiove da centrocampo, io tiro una zappata e la palla va dall'altra parte. Cioè, erano questi i personaggi, oppure il petisso che faceva, ma abbiamo fatto una partita che era fantastica, no? E poi Maradona, naturalmente, che io credo che è il mio sogno giocare il Mondiale, però... parlate con Moci, cioè lui è carino. Quindi no, Maradona è stato il mio, insomma, straordinario. Allora stasera alle 21:15 avrai sicuramente questo appuntamento, sì. Ce lo vediamo insieme perché ci sarà la seconda puntata di Ho visto Maradona. Vediamo un po'. Siamo arrivati lontano fino alla città dell'oro per raccontarvi del pibe più famoso del mondo. Giovedì alle 21:15 sul canale 17 del Digitale Terrestre. Direttamente da Dubai. Ho visto Maradona. In esclusiva su PN. E allora, eccolo qua, in esclusiva su PN. Ho visto Maradona, la seconda puntata. Sì. Questa sera non perdere, lunga intervista di Marino Bartoletti a Dubai, studio chiaramente con me, però quello insomma è la cosa minore. Sì, importante. Magari insomma... ci vado io a Dubai. No, ma poi interessante. Si candidi subito. Però infatti Carlo, cioè, stavamo dicendo, no, mentre andava anche le immagini del promo, Maradona insomma ce l'ha la faccia. Maradona ce la faccia d'attore. D'attore proprio. Ma volevo mettere Maradona e Tevez, cioè per dire, no, no, ma non perché voglio figurare. Maradona c'ha proprio una faccia intensa. Cattivo, no, cattivo. Una faccia intensa, esprime qualcosa. Ma non è perché Tevez è già no, la Juventus. Ma lascia sta Tevez, pure Llorente, dire su Llorente. Così, infatti, alto, scusa, vedi, la butto lì, No, Llorente alto, biondo, con gli occhi azzurri, sì, ma invece Maradona, capi, curte, nero, quella faccia così, gli occhi vispi, capi, è nata cosa. Stare... Ci sta, insomma, però, ci sta. Altro grande artista, interprete insomma, di Napoli, Pino Daniele. Pino Daniele. Tanto io vorrei, insomma, prego la regia di farci questo contributo proprio anche su Pino Daniele. Sì. Una bella colonna sonora abbiamo. Sì. Ah, è bella. Si andare a pescare. Perché qui. Questo tu... è un duetto, io. Commentamelo tu, guarda. Ah, infatti, no, così è. Allora, questa è una canzone che io canto con la mia voce all'eria di Pino Daniele. Però Pino Daniele, diciamo che è una delle mie imitazioni più riuscite. Pensa che io ho fatto una volta uno scherzo alla sua ex compagna Fabiola, che faceva la modella, e siccome stavo con un regista che era amico suo, e allora io la chiamai e le dissi: ma che stai facendo ancora qua, sai?
Non dobbiamo vedere. Tutto Cristo, scusa, prima, così, così. Allora, per, oppure al fratello Nello, gli ho fatto uno scherzo. Ma ti metto a fare feste di piazza, io faccio di tutto per te. Pino, scusami, ma io non sapevo. Invece, era, okay, mi sono sempre divertito. E quindi io ho una band che si chiama I Soliti Ignoti, con la quale facciamo spettacoli. Cover di Pino Daniele, di Avitabile, insomma tutta la musica così, e ci divertiamo, no? È una delle mie imitazioni più riuscite, anche se qua sto, canto con la mia voce un pezzo però, di Pino, esatto, infatti, però esatto, sì, sì. Tra l'altro, che se cantasse Pino farebbe che hai bisogno era la quando hai sofferto sempre sulla dia. Ecco, è più così. È straordinario, veramente, infatti, Carlo. Tra l'altro c'è una cosa molto bella che ho trovato, anche andando un po' a curiosare sulle tue dichiarazioni su internet, perché insomma c'è una canzone proprio di Pino Daniele che può essere comunque identificata come la colonna sonora anche della città di Napoli. E Napoli è, insomma, quindi è, effettivamente, insomma, è. Prego la regia anche magari di mandarci il contributo musicale proprio, così facciamo sentire anche i nostri amici a casa. Anche perché sposa perfettamente, insomma, i mille colori di Napoli, insomma, le mille storie, effettivamente c'è un po' tutto. Io credo che quando, dopo che Pino Daniele ha scritto questa canzone, stesso Pino Daniele, ma che ha da scrivere più, cioè, nel senso, la difficoltà di Pino Daniele è che lui ha scritto questo pezzo, dopo non sa più che scrivere, eppure gli altri cantanti, gli altri autori che vogliono rappresentare Napoli, vogliono, si trovano in difficoltà, perché lui con questa canzone, col testo, ha scritto quello che di più non si poteva scrivere, perché tutto quello che lui dice in questa canzone è tutto quello che è Napoli. E noi Napoli la dobbiamo vedere per la sua interezza, perché la bellezza di Napoli dipende anche dal fatto che è una carta sporca, certo. Non è solamente la Napoli oleografica, e lui ci dà questa possibilità. È un autore che ha fatto crescere anche parecchie generazioni, le avvicinate alla musica. Io con lui ho scoperto Chick Corea, perché ascoltando Pino Daniele poi ascoltavo Chick Corea, ascoltavo insomma altri musicisti che hanno, Gato Barbieri, Richie Evans, tutti musicisti che hanno collaborato con lui, e quindi bisogna dire grazie a questo personaggio. Io poi raccontando... c'ho già dire grazie ancora di più, perché faccio i pezzi suoi. Esatto, infatti, anche quindi perché... hai trovato anche una fonte di ispirazione, esatto, una fonte mica male, che non è banale. Grazie Pino, se ci lo salutiamo, ci vedendo. Ciao Pino, ciao, esatto, Pino, ciao. Esatto, com'è? Fammelo un po' il saluto proprio. Ma stato buono, vai giù. Ecco, quello è il suo saluto. Erika, subito dopo la pubblicità abbiamo delle sorprese per te, quindi paura. Rimaniamo qui, chiaramente, in diretta, gente di Napoli, a tra poco.